resistenza e quindi portare avanti quello che è il progetto. Quello che tu riferisci come pressione esterna è appunto la ragione che ti motiva poi a realizzarlo, per qualsiasi recondito motivo psicologico che te l'attiva. Ma questa è una cosa che fanno in molti, tra i quali anch'io, nel senso che alle volte io metto, presento una situazione come reale prima ancora che si sia realizzata, in modo che accendo tutti i cavalli per poterla realizzare in modo da non rimanere indietro. Quindi questa è la forza di motivazione. E poi, anche come ho detto prima, il fatto che tu metti l'idea in mente agli altri la rende reale ad un maggiore gruppo di persone, quindi ne aumenta l'energia e quindi aumenta nelle Akashic Record, nel campo quantico, aumenta l'energia e le forze che contribuiscono alla creazione di quello che Sì, però c'è. non può andare anche a viceversa, cioè a ricevere l'energia negativa così ti va tutto storto? Perché o non so, o so io che sono sfortunata, però ogni santa volta che voglio creare qualcosa, e ovviamente io ci penso tantissimo, faccio in maniera che succede, però poi appena inizio a parlare con le altre persone, tutto inizia a cadere, tutto Ok. inizia a andare storto. Cioè, so, è colpa mia o è colpa delle persone che mi circondano? Allora, prima di tutto bisogna dire che qualsiasi cosa è relativa alle nostre responsabilità. Quindi siamo noi sempre i principali responsabili di tutto quello che ci accade. Detto questo, ovviamente non è che ci dobbiamo dare frustate sulla schiena nei sensi di colpa. Questo serve solo per aumentare il nostro potere. Quando noi de-responsabilizziamo noi stessi, che succede? È come se concedessimo il nostro potere a delle forze esterne, per esempio gli altri, eccetera, eccetera. Quindi che succede? Nel tuo caso specifico, è ovvio che l'energia di qualche d'un altro potrebbe essere contribuente ad un disfacimento di quello che è la tua idea o della tua proiezione. Però sei sempre tu che la puoi condizionare e la condizioni accettandola o non. Questo non è un processo sempre molto semplice, però l'importante è che uno lo sa. Quindi che succede? Soprattutto nell'energia dei pesci, che sono abbastanza accettatori, che quindi accettano sempre, sono molto compassionati, eccetera. Questo potrebbe diventare un difetto in questi casi, perché non riescono a formare dei deterrenti per quelle che tu chiami energie negative. Quindi questo succede. Quindi in quel caso bisognerebbe fare un'indagine un po' più accurata. Quindi si dovrebbe partire, per esempio, da una situazione specifica con la quale poi si potrebbe fare uno studio e vedere quali forze entrano in campo. Ciao, ciao. Ciao. Buonasera. Ciao Ciao. Ludo, buonasera. Buonasera. E poi facciamo un riepilogo per Ludovico, finisco questa cosa con Diana e poi riepiloghiamo per Ludovico quello che stiamo a discutere. Quindi che succede? Le forze in campo sono diverse e alle volte vale la pena non dire alle altre, dipende da quali sono le forze in campo. Se uno lo fa strategicamente e sa che porta un risultato, allora lo fa. Se uno pensa che dicendolo possa subire o possa subire energie avverse, allora è ovvio che deve stare in guardia. Però se questo è il caso, e io mi sono trovato in tutte e due le situazioni, alle volte le paure sono più le nostre che generano poi quella risoluzione, che non l'energia degli altri. Cioè, praticamente è noi che diamo quel potere agli altri per poter creare una resistenza. Fondamentalmente quella resistenza ce l'abbiamo già dentro noi, la resistenza Sì. al fallimento. Quindi possiamo Vabbè. Perché intervenire su questa cosa. poi altro problema è, per esempio, che più aspetto a una cosa che anche se all'inizio la voglio tanto, la voglio tantissimo, e più aspetto, cioè la voglia mi cala, cioè senza arrivo ad un certo punto che dico, vabbè, fa niente, lasciamo perdere. Non Certo. riesco ad avanzare, ma come se vado un po' indietro. Questo mi turba perché ho un problema da qualche anno e diciamo che non va bene.
vorrei cambiarlo, ma sinceramente non so neanche come. Certo. Allora, guarda, prima di tutto devi affiancare una motivazione eccellente a quello che vuoi. Io non so se adesso vuoi condividere questa cosa che non riesci a tenere, ma non è necessario che te lo faccia. Chiamiamolo motivo, chiamiamolo obiettivo. Obiettivo, eh? Allora, il tuo obiettivo adesso X. Tu devi affiancare la ragione per il quale vuoi ottenere quell'obiettivo. Tu la conosci la ragione? Sì. Ok. Adesso domandati, a parte dovresti scrivere, perché poi per fare una strategia dovremmo scrivere tutto quello di cui parliamo, in modo che può essere Un ripreso. secondo, allora. Un secondo perché non c'ho manco la pena con me. Ok. Intanto prendo un cuscino e metto sotto il sedere. Ciao Ludovic, stiamo a parlare Ciao, ciao. praticamente di processo di manifestazione, cioè manifestazione di un goal, un obiettivo, come raggiungiamo i nostri scopi, quindi formalmente è la formula del successo, praticamente. E quindi Marco ha condiviso come spontaneamente, senza nemmeno che iniziassimo a parlare di quello che stiamo a parlare adesso, quello che succede a lui quando si mette in testa un'idea e come poi alla fine si riesce a mettere in moto, quali sono le forze che interagiscono e che gli permettono poi di prendere uno spunto, di prendere un momento. Nel suo caso so il fatto di mettere a conoscenza gli altri della sua idea, come se fosse stata realizzata, se la propone come se fosse stata realizzata, e quindi gli altri che lo pressano, chiedendogli allora quando è finito, quando la fai, quando succede, gli danno forza e quindi riesce a prendere uno spunto per partire e iniziare il suo progetto, ovviamente magari portarlo a termine. Nel caso di Diana invece si discuteva sulle forze di resistenza, appunto, che si formano quando uno mette appunto a conoscenza altri e quindi noi pensiamo che questi altri magari ci remano contro per gelosia, per invidia, eccetera, eccetera, sfavoriscano la realizzazione del progetto. Quindi è come se ci riescano a mettere cappò. E fondamentalmente dicevo che sostanzialmente, per avere la massima potenza, noi dovremmo centralizzare tutte le responsabilità su noi stessi, prima di poterle dare agli altri, altrimenti non abbiamo appunto la forza di poter portare a termine con successo i nostri obiettivi. Adesso, nel caso presente, Diana, dovresti scrivere giù il tuo obiettivo. Ok. Scrivilo giù, alla parte sinistra del foglio, in alto. Poi fai una bella freccia e lo colleghi a quello che è la tua ragione, o quella che pensi sia la tua motivazione. È scritta? Ok. Sì. Adesso guarda la tua motivazione, leggila, e domandati perché è così importante per te quella motivazione. Fatto, nella mia testa però, eh. L'hai scritto? Sì. Scrivilo sotto alla ragione numero uno, quindi motivazione numero uno, scrivi perché è così importante questa motivazione e scrivi laggiù questa tua motivazione numero due. Sì, fatto. E adesso fa la stessa domanda, perché è così importante la motivazione numero due per te? Comincia a essere difficile, eh? E adesso passiamo alla terza. Fai la stessa domanda per la motivazione numero due. Perché è così importante per te la motivazione numero due? E scrivi la terza motivazione. Sì. Ok. Adesso, se tu dai un'occhiata alle tre motivazioni, rileggi la prima, è sostanzialmente molto più superficiale della terza che hai scritto, è vero? Questo significa che se tu avessi iniziato il tuo progetto sostanzialmente mantenendo quella ragione così debole, così superficiale, al primo incontro di resistenza, di forze opposte, delle cosiddette energie degli altri, che magari creano un ostacolo, che comunque nella manifestazione di un progetto
ci saranno sempre degli ostacoli, niente fila liscio fino alla fine. Che succede? Avresti abbandonato, è quello che ti succede, cioè il fatto di lasciare andare, abbandonare un progetto, anche se fondamentalmente, subconsciamente è una cosa importante per te, siccome a livello conscio non arriva quella importanza, che pure c'è, perché tu l'hai scritta adesso, nessuno ti ha suggerito le tre risposte, c'è, ma non è cosciente abbastanza da poter favorire il continuamento del progetto anche quando poi arrivano i primi passi più difficili. Allora, che succede? Adesso tu hai approfondito la tua ragione, qualcosa che ha più che fare con la tua anima che con la tua testa. E ovviamente, se uno ti dice adesso lo vuoi raggiungere veramente quel progetto oppure Certo, no? sì. E allora, ai primi segni di difficoltà, ai primi insuccessi, non ti devi ricordare tanto del progetto, ti devi ricordare perché lo vuoi realizzare. Quindi è la ragione che devi tenere ferma nella testa. E quella ti porterà sempre avanti. Poi lascia andare un po', ma alla fine devi sempre averla di fronte agli occhi. Allora, per dirti, io quello schema me lo metto da qualche parte dove lo leggo spesso, per esempio, dove lo Sì. rinfresco nella mente, perché la mente poi lavora a diverse frequenze, nella fase beta, alfa, teta, delta. Beta è quando molto superficiale, molto indaffarata, usa molta energia, è quando vai a fare la spesa, quello che fa per il lavoro, eccetera, eccetera. Poi c'è alfa, che è sempre uno stato di veglia, ma molto più qualitativo. Idee e soluzione risiedono in queste frequenze. Poi c'è teta, che è molto importante perché innanzitutto è lo stato di rigenerativo del corpo, quindi quella parte della mente che aziona tutti i meccanismi di rigenerazione, di mantenimento anche del corpo, di rilassamento della mente, ma è anche sostanzialmente la residenza delle nostre memorie, comprese e soprattutto i nostri traumi, ma ancora di più dei nostri programmi subconsci, gli automatismi. Quindi contenenti anche i grilletti e quelli che sono i nostri punti di forza. In questo caso, l'esempio più lampante è quello proprio della macchina. Quando uno impara a portare la macchina, non so se tu ce l'hai patente, però quando tu hai preso la macchina, le prime volte che dovevi cambiare la marcia, prima frizione, gira a destra, gira a sinistra, accendi far, cioè tutto richiedeva il massimo della tua attenzione. Dopo un anno, 2 anni di guida, cioè tu adesso magari parli con quello che ti è vicino, offendi quello che ti ha attraversato la strada, no? No. Non pensi più se stai, se metti a prima, devi prendere la frizione, la seconda. Che è successo? Noi siamo fatti in modo che la nostra parte razionale della mente è come il microprocessore di un computer. Riesce a fare le valutazioni su quello che succede in un momento. E poi quando questo viene ripetuto, non serve più che si usi quella memoria piccolina, ma viene passata a una memoria più grande, quindi il nostro subconscio, e innescato, quindi richiamato quando quel programma serve. Come proprio fa il computer col microprocessore e l'hard disk, per esempio. I programmi non stanno sul microprocessore, stanno sull'hard disk. E quando poi al microprocessore servono le informazioni, con un codice accede all'hard disk, le porta al microprocessore, le elabora, le rimette nell'hard disk. E così facciamo noi. Allora, che succede? Se noi abbiamo dei programmi di default che sostanzialmente per qualche motivo durante la nostra storia ci hanno favorito o sfavorito in un comportamento di fronte a delle situazioni particolari, ecco qua che abbiamo successo o non ce l'abbiamo. Quindi bisogna entrare in quella fase teta, riuscire innanzitutto a portare a galla quali sono le nostre referenze, quindi come per esempio ha fatto Marco, lui ha portato a galla quello che è un programma automatico, che lui è riuscito a descrivere, quindi è stato attento abbastanza da portarlo a galla di io faccio questi passi, in punti chiave li è riuscito a descrivere. E quindi se lui adesso volesse cambiare uno dei passi che non è efficiente, efficace, lo può fare, e poi ricondizionarlo in maniera subconscia in modo che la prossima volta non ci deve nemmeno pensare. Quello che deve succedere, succede automaticamente. Ovviamente non è, in molti casi non è tanto semplice come quanto se ne parla, però il fatto di essere a corrente è gran parte della storia. Quindi attenzione e consapevolezza per me sono le due cose più importanti in tutto quello che facciamo.
il resto Saranno diventa la serio. base? Sì, è la base. E quindi nel tuo caso adesso uno potrebbe procedere e la seconda fase di manifestazione nel quale tu puoi rafforzare la tua forza di creazione è questa. Chiudi gli occhi. Immagina come se il tuo obiettivo fosse stato già raggiunto. Tu l'hai già fatto. Bello. Brava. Allora, stai su quella sensazione, goditela. E voglio, anzi, ti suggerisco. Brava. Ok, esattamente questo. Devi proprio sentire come se fosse già successo. Perché questo attiva tutta una serie di cose che noi chiamiamo anche legge dell'attrazione, soprattutto. E poi stimola la nostra mente alla ricerca delle soluzioni che sono state già trovate per raggiungere lo scopo, non quelle che dobbiamo trovare, perché non sappiamo quello che non sappiamo, ma sappiamo quello che ricordiamo. E adesso io ti faccio una domanda semplice. Tu stai lì, eh? Tu l'hai già raggiunto il suo scopo, lo senti? Ok, Sì. chi è che hai fatto per raggiungerlo? La prima cosa che hai fatto, te la ricordi? Sì, cioè mi è Ok. venuta in mente. Scriva giù. Fatto. Ok, che cos'è quella adesso? Quello che hai La cosa da scritto. fare. Brava, sostanzialmente è la prima cosa che farai. Quindi che succede? È possibile prendere un'azione su quella cosa che hai fatto? Che hai scritto, Sì, scusa. Ok, sì, sì, sì. allora significa che adesso tu puoi agire direttamente. Questo si chiama reverse engineering. Se quella cosa non fosse stata possibile perché magari dici no, non sono in grado di farla al momento, avresti dovuto fare la stessa operazione. Quindi portarti sul momento già avvenuto. Quindi quell'azione è già successa, portarti col sentimento e poi domandarti come ho fatto a fare questa azione e ne sarebbe uscita una oppure due oppure tre e quindi le metti di sotto. E questo è tutto lo schema, questa è la tua strategia di intervento. Seguendo questi passi, siccome tu l'hai già realizzato ovviamente in quel modo, sicuramente ti porteranno alla realizzazione del tuo progetto. Ok. Molto interessante. Ok. Quindi abbiamo Grazie. fatto un primo esercizio. È Sì. corretto definirlo così. Un Sì. primo esercizio. E ok, Ludovico, innanzitutto buonasera, ok? Buonasera. Buonasera. Come Che dici, come va? va? Tutto a posto? Come è Tutto andata la bene, giornata? tutto bene. Poteva andare meglio. Poteva andare meglio. Va bene Ricordiamo. sempre. Ma ricordati che potrebbe andare anche peggio. Lo so, anche quello è vero. Uè Pino, buonasera. Buonasera Pino Bedulla, Bedulla It's Online. Ok. Ok, mi sono distratto, ho perso un attimo il filo. Infatti. E niente, una cosa ti volevo chiedere, Giampiè. Ti va di raccontarci un po' qual è stato, diciamo, la tua storia che ti ha portato un po', a essere quello che sei, insomma. Il tuo percorso. Esatto, Sì. il tuo percorso, esatto. Ok. Potrebbe essere una storia un po' lunga, nel senso che anche cercando di sintetizzarla vorrebbe venire una bella storia, insomma, magari anche interessante. Senz'altro, senz'altro è interessante, Giampi. Prego, Ok, prego. come la maggior parte delle cose, credo che tutte le storie o delle cose particolari inizino per piacere o per bisogno. Quindi sostanzialmente noi siamo degli esseri digitali. Digitali perché? Siamo fatti di 0 e 1, un 0 e 1 principale, che è quello. Morte e vita, e dolore significa morte, piacere significa vita. Questo sostanzialmente è una componente base che spinge tutti i nostri comportamenti, anche quelli più velati, più sofisticati, anche quando strilliamo a quello che non si muove quando il semaforo è verde, no?
Quello innesca sempre certi comportamenti di sopravvivenza, di sussistenza. E quindi sono i primi comportamenti anche dello strato animale, no? Che ci abbiamo ancora molto vivi. E quindi penso che gli ingredienti che mi hanno portato poi a fare il percorso che ho portato siano stati un po' tutti e due. Un'esigenza, quindi, di diminuire uno stato di, chiamiamolo così, di dolore, quindi di insofferenza, e anche la capacità, perché la chiamo così, di considerare e di volere ottenere il piacere della vita sostanzialmente. E questi sono meccanismi che per qualche motivo mi si sono innescati, penso all'età dei 14 anni, però molto prima, anche da quando ero bambino, succedevano delle cose un po' particolari, e delle quali non mi riuscivo a dare una spiegazione abbastanza chiara. E quindi che è successo? Si sono deformati un po' sostanzialmente sotto degli aspetti di paura e superstizione. E quelli mi hanno portato avanti per un po' e mi hanno creato qualche insofferenza, qualche situazione anche spiacevole. Non so se voi siete familiari con una condizione che si chiama OCD, che è mania ossessivo-compulsiva. Prendi su quelli che accendono luci 10 volte, che devono fare i passetti, eccetera, eccetera. Io ho avuto una forma di quella cosa lì, anche abbastanza acuta per un periodo di tempo. E quello che penso adesso è che era legata a questo non conoscere il potenziale che invece scaturiva da queste situazioni. Cioè, per esempio, alle volte c'è un pensiero culminante, una reazione, un'intuizione del quale non ti spieghi la provenienza, e quell'intuizione diventa realtà. Come se uno dice: vorrei tanto una penna rossa, inciampi, boom, c'è una penna rossa per terra. Oppure domani vorrei incontrare sta persona e domani la incontri. Allora, come se uno dice: riesci a manifestare tutte queste cose qui. E accadendo questo e non sapendo come gestire queste forze, queste energie, soprattutto in certi ambienti, magari retaggi culturali, familiari, sociali, religiosi, scaturisce una paura del fatto che la testa incomincia a fare dispetti, fa dei pensieri negativi, incomincia a proiettare le realtà negative, e tu c'hai paura di poi manifestare quelle realtà negative. E la maggior parte delle volte succede anche. Perché? Perché tu focalizzi l'attenzione, la forza su quella realtà. Lo stesso processo di manifestazione che porta al successo ti vorrebbe portare alla distruzione. Allora, la forza senza controllo, qualcuno disse, è un macello. E per un periodo di tempo, per regolamentare questa forza, penso io, ho sfiorato, insomma, anche da andare un po' a sfociare in pazzia. Ovviamente è una cosa che sono riuscito a controllare bene. Anche perché non la lasciavo traspare molto spesso, e formalmente penso che le mie prime qualità d'attore siano nate proprio in quella situazione, perché dovevo mascherare appunto questi comportamenti bizzarri agli occhi degli amici, della famiglia, eccetera, eccetera. Poi che è successo? All'età di 21 anni, a parte poi questo, in una situazione di stress, queste manie, chiamiamole così, come tutti i problemi, si acutizzano, mentre in situazioni più rilassate tendono a diminuire l'intensità. Ovviamente dipende tutti da fattori di sicurezza e insicurezza. Più sei insicuro, più queste cose ci hanno potere. Quindi, avendo cambiato, poi sono andato a scuola all'Aquila e lì si è acutizzata molto. Poi, trasferendomi a Rieti, si è un po' normalizzata, mi sono rilassato un attimo. Poi ho intrapreso un po' il teatro, poi sono andato a Roma dopo la scuola e per la prima volta mi sono trovato a fare dei discorsi in allineamento con queste cose che mi succedevano, perché chiariamoci, io pensavo di stare diventando matto a un certo punto. Ovviamente non avendo poi degli sfoghi a livello amichevole con i quali potermi rapportare in certe situazioni e mi rendevano un caso isolato nella mia mente, pensavo io sono matto, queste cose non so perché le faccio. Invece quando andai a Roma incominciai a avere delle referenze con altre persone con le quali potevo condividere queste cose e che fondamentalmente mi davano anche dei suggerimenti, e
e troviamo dei temi in comune, quindi quelle paure incominciano a diventare forze. E mi ricordo una delle prime domande che mi fece scaturire le cose del genere fu il contatto degli occhi. Cioè, mi resi conto che a Roma una volta faceva una domanda, mi dice, dico, ti sei mai reso conto perché alle volte tu cammini in una macchina per strada, questo mi è successo, mi ricordo ancora oggi, e camminando per strada a Roma c'è un sacco di gente sul marciapiede, io giro gli occhi e una persona gira gli occhi e ci incrociamo negli sguardi. Quella fu una domanda chiave per me, che mi spinse poi a cercare di capire che ci fosse dietro questa situazione. E ovviamente ci sono state tante rivelazioni, tante potenze, tanti spunti di ricerca. Poi ho fatto un sacco di cose in prologo, ho organizzato feste, ho suonato musica, e quindi mi sono divertito tantissimo. E a un certo punto sono arrivato a un limite dove non c'era più possibilità di espressione, per qualche motivo, legata anche a dei fallimenti, delle relazioni andate a finire in una certa maniera, cioè con un partner, con una ragazza. E quindi i piaceri e dispiaceri mischiati insieme hanno formato una combinazione esplosiva. Ho deciso di comprare un biglietto sull'andata per Londra e lì ho vissuto per 9 anni. A Londra questo fattore di manifestazione si è acutizzato, cioè nel senso una città come Londra ha un potere di manifestazione abbastanza elevato, perché poi ogni posto ha dei poteri, ha delle energie particolari. E innanzitutto anche perché permette a tutti di esprimere se stessi in maniera uguale come si vuole esprimere. Ma non tanto come un fattore di libertà, proprio di un meccanismo di possibilità. Cioè, se talmente tante combinazioni di energie di persone, dove tutto è possibile. E quindi lì si è ratificato un altro aspetto, che però unito a un divertimento abbastanza sfrenato e l'utilizzo soprattutto delle sostanze alcoliche mi ha portato un po' a disorientamento. E quindi lì c'è stato un altro precipizio. Sono un paio di precipizi abbastanza forti, i quali ovviamente sono stati strutturali importanti per arrivare al punto nel quale sono io adesso. E quindi che mi permettono poi di interagire in diverse situazioni, anche con diverse persone quando se ne richiede motivo. E quindi sono state delle pietre miliari importanti. Quindi niente, l'alcol e errori che io all'epoca giudicavo fatali mi hanno portato un po' a un altro momento di disorientamento. E poi c'è stato, vabbè, poi sono tornato in una di queste fasi di incomprensione, sono tornato in Italia perché volevo andare negli Stati Uniti e per qualche motivo c'era un problema con le tasse, a Londra, quando feci la richiesta delle tasse indietro, un datore di lavoro non aveva comunicato all'ufficio che io avevo smesso di lavorare con lui, e questo lo fece volontariamente perché lui praticamente si scaricava, non dichiarava i soldi che avrebbe dato a me. E io lavoravo in un altro posto, per l'ufficio di tasse c'avevo due lavori e invece io ce n'avevo uno solo, e quindi non c'avevo diritto alle tasse indietro, anzi dovevo dei soldi all'ufficio di tasse indietro. E nessun problema, perché comunque non è che c'era una caccia all'uomo, come avrei iniziato a lavorare se sarebbero presi questi soldi. Però il fatto è che quando tu fai quella richiesta non puoi lavorare per 6 mesi nelle UK. E quindi per fatta da breve sono dovuto tornare in Italia e da lì è partito un altro progetto, che era quello di sempre andare negli Stati Uniti. Però lì ho scoperto i mantra, il potere del mantra. Quindi diciamo, non avendo nessuna idea chiara in testa, recitando questo mantra sono arrivato in un'opportunità. Poi ho sviluppato il potere dei mantra, poi sono andato negli Stati Uniti, ho vissuto lì per un po' di tempo, sono tornato a Londra e ho vissuto lì per altri anni e ho cominciato a fare meditazione, sempre poi studiando i mantra, sono entrato nella società teosofica, da lì ho iniziato con l'om chanting, per quello l'om è importante. Poi da lì ho fatto altre scelte, sono entrato in contatto con le piante medicinali, eccetera, eccetera, sono andato in Australia, ho cominciato a viaggiare in Australia. Sono entrato a contatto con Reiki, sul palo Reiki bello, sono entrato a contatto con il Dragon Energy, eccetera, eccetera. Poi sono ritornato qui in Europa e sono andato a Berlino e lì ho continuato a stare in India per un po', e poi
poi settimana qui. Insomma, qui ho iniziato un progetto di risonanza, manifestazione, su quale ho scritto pure un libro, Today Found a Way. E quindi siamo oggi con una situazione molto particolare, che era quella che ti descrivo oggi pomeriggio, che poi sicuramente andremo a finire per descrivere anche allora. Insomma, questa è la storia breve, non mi voglio annoiare. Posso fare una Assolutamente. domanda, Giampiero? Sì. Se ti troveresti un ragazzo che ha le stesse cose che hai vissuto tu, che consiglio gli daresti? Guarda, il consiglio spassionato è di non credere troppo alla mente dei pensieri che fa, nel senso, se un ragazzo fosse tu, di che fa il ragazzo, direi, non credere troppo alla mente, perché sostanzialmente non tutto quello che pensiamo è sempre vero, soprattutto nei casi di paura, nei casi di pensare che non ce la facciamo, soprattutto di pensare che abbiamo qualcosa di avverso, una maledizione, eccetera, eccetera. Sostanzialmente, quando vai avanti, poi ti guardi indietro e vorresti sempre abbracciare la persona che eri prima, per dargli consolazione, per dargli forza. E questa è una cosa che io consiglio a tutti. Cioè, sostanzialmente noi rimuoviamo una cosa molto importante, che è il ricordo di tutte quelle cose che abbiamo già attraversato. Cioè, noi da quando siamo nati fino al nostro presente di adesso, ognuno di noi è praticamente passato in mezzo a delle cose allucinanti, ha resistito, ce l'ha fatta, è cresciuto, si è potenziato, ha fatto altre esperienze. E magari nel momento presente pensiamo che quello che ci sta succedendo è la cosa che ci sta soccombendo, quella che ci schiaccerà, quella che ci fa male. Invece siamo così forti che siamo arrivati fino a quel punto. Quindi sicuramente abbiamo ancora molta più forza per sorpassare quel punto, prendere insegnamento e arrivare veramente dove dobbiamo andare. Quindi noi abbiamo un grandissimo potenziale, tutti. E ovviamente quando nasce un momento di frustrazione, di perdizione, è perché o non sappiamo quello che vogliamo o non sappiamo come raggiungerlo. E in tutti e due i casi è possibile esserne ed entrare a conoscenza. Strategie e chiarimento delle idee, parlare con una persona, un professionista che magari ha delle conoscenze appropriate e che possa darci dei suggerimenti, delle guide. Quindi queste sono, diciamo, delle condizioni generali. Poi a livello più individuale mi farei spiegare a quel ragazzo quali sono le situazioni, quando intervengono, come intervengono, per diciamo, stipulare, stimolare una cosa più specifica che riguarda proprio quell'argomento, perché poi ognuno sostanzialmente abbiamo dei caratteri generali, però ovviamente abbiamo anche dei caratteri minuziosi ed individuali che vanno presi faccia a faccia. Quindi questo è quanto. Sicuramente il Ok. consiglio più grande è che tutto è possibile, questo è. Tutto è possibile. Ok. E se Sì, uno anche c'ha voglia, sì. perché ognuno ha le sue soggettualità, ha le sue caratteristiche specifiche e ha le sue sensibilità. Quindi diciamo che Comunque ogni i programmi. caso andrebbe trattato in modo diverso. Sì, e questi infatti i programmi che porto avanti io sono direzionati in quella traiettoria. Tendono proprio a prendere queste casistiche e trasformarle, e quindi quello che prima era un ostacolo diventa opportunità, e da opportunità diventa propulsore. Quindi Reiki, Om, Pella, NLP, la risonanza, la meditazione, queste sono tutte cose che non solo aiutano, ma trasformano proprio la persona da una persona che pensa che non ce la può fare, che non si può svegliare a letto domani, a una persona che invece va a 3.000 e riesce veramente non solo a soddisfare se stesso, ma poi a raggiungere quei bisogni che vengono chiamati bisogni dell'anima, quelli di crescita e di contributo al di là di se stesso. Quindi c'è un processo di formazione anche in quel senso. Ok, e per rispondere a Pino in chat, che Pino dice a volte ci si dimentica di quanto è bella la vita ed è là che mi viene voglia di viaggiare. Indubbiamente viaggiare è un mezzo potentissimo per aprire la mente, vede altre culture, conosce nuove persone, nuovi modi di vivere e secondo me porta molta positività.
nella persona anche il semplice viaggiare, semplice tra virgolette. C'è una cosa molto più particolare, secondo me ancora più potente di quello che hai citato tu, che tuttavia è verissimo. Il fatto di viaggiare ci offre una grande opportunità, che è quella di metterci in gioco, praticamente è quella di renderci vulnerabili, perché noi ci formiamo tipo una conchiglia, quando noi, la famosa comfort zone, quando noi sappiamo tutte le dinamiche nella piccola sfera vitale che ci siamo organizzati, nella quale viviamo. Ovviamente queste dinamiche poi possono essere di successo, di insuccesso, di fallimento, di dolore, di piacere, eccetera, eccetera. Però sono sempre conosciute, sono prevedibili e questa è la comfort zone. Comfort zone o la zona di conforto è la zona nel quale tutto è prevedibile. Che succede? Quando tu viaggi, apri te stesso ad un aspetto di vulnerabilità, cioè praticamente accedi uno spazio dove tu dici cosciamente mi può succedere di tutto. E in quel di tutto succedono cose straordinarie, che quindi ti fanno appunto scoprire il piacere e la bellezza della vita. Sono quegli ingredienti che ridanno il profumo, ridanno l'essenza, ridanno vitalità. Alle volte sono anche quei piccoli incidenti che succedono, quelle cose, oh mio Dio, mi sono perso. Però poi trovi la persona. E questi meccanismi che riazionano la mente in alcune direzioni, che fanno appunto riassaporare la vita per quello che è. Che la vita fondamentalmente è un'esperienza, una danza, un viaggio. E quindi il viaggio, sì, il viaggio, la conoscenza, l'apertura e la vulnerabilità. La vulnerabilità è un aspetto che viene molto disapprezzato, perché la confondiamo con debolezza. Vulnerabilità non è debolezza. Innanzitutto vulnerabilità è coraggio, perché una persona che si rende vulnerabile è coraggiosa. Una persona che è aperta è coraggiosa. Perché ci vuole coraggio per aprirsi, ci vuole coraggio per essere vulnerabile. Quindi è una grande forza essere in grado di essere vulnerabili. E il viaggio rende vulnerabili, perché non sai mai quello che ti accade poi quando viaggi, e sei aperto. Quindi ovviamente il viaggio necessita di coraggio, e quel coraggio è una forza vitale, una cosa che ti fa sentire attivo, vivo, ti fa attrarre tante cose che risuonano a quella frequenza. Sì, Quindi Pino c'ha ragione. in effetti uno dei pensieri che ho io è che comunque da una crisi o comunque da un imprevisto nasce sempre un'occasione, un modo per migliorarsi, ma proprio anche a livello generale, anche in questa pandemia, ok? È sicuramente un aspetto negativo, però è anche un amplificatore di possibilità. Io questa visione ho. Le crisi sono crisi e sono brutte per carità, però è dopo una crisi che si raggiunge un livello di, non so, di maggiore benessere, come posso dire? Di superiorità, chiamiamolo così, nel senso vai avanti, cresce, la crescita. Esatto. Sì, sostanzialmente è così. Ovviamente uno dice, ma ce le vuole sempre crisi poi che cresce. Ecco qua che entra in gioco l'armonia. Quando uno armonizza le cose, il gioco cambia. Perché cambia? Perché sostanzialmente è anche una cosa che potrebbe essere identificata come dolorosa, quando rientra in una prospettiva di armonia, diventa meno dolorosa. Facciamo per esempio, non lo so, lo spirito di sacrificio, no? Quando uno deve ottenere una cosa, che ne so, vuole fare i muscoli in palestra, Cioè la palestra è dolorosissima. Cioè se uno va in palestra deve alzare i pesi, quello è dolore fisico. Però con un certo condizionamento della mente, nel quale uno vede innanzitutto se stesso in una posizione migliore, quindi vede l'obiettivo già raggiunto, quindi una forte ragione, una forte motivazione dietro l'azione di andare in palestra, il dolore che uno ha diventa anche piacere, cioè uno sa che quando c'è quel dolore sta crescendo, quindi c'è in un certo senso l'armonizzazione dell'esperienza.
Quindi uno vede meno l'aspetto del dolore, vede più l'aspetto del piacere, anche se l'esperienza fondamentalmente è la stessa. E che succede? Tramite la meditazione poi, e queste terapie che io ho avuto modo di provare, la fortuna che... Che succede? Entriamo in armonia con quello che è un aspetto del creato. Adesso andiamo un po' magari in delle parole che a tanti fanno pensare alla religione. Però stiamo a parlare di spiritualità, che con la religione c'ha molto a che fare, ma non è esattamente la stessa cosa. Il creato è tutto quello che ci abbiamo attorno. E sicuramente è stato messo lì o fatto da qualcheduno che non siamo noi, sostanzialmente. Uno potrebbe pensare così. Però noi siamo, sicuramente a livello umano, abbiamo un potenziale altissimo, noi siamo dei grandi creatori, cioè abbiamo un'energia potenziale di creatrice, possiamo creare, cioè abbiamo l'idea, cioè abbiamo grandissima mente, cioè abbiamo le facoltà, cioè abbiamo anche le predisposizioni fisiche per fare questo. Il fatto è che noi siamo dei co-creatori, nel senso che quello che creiamo è sostanzialmente o dovrebbe essere, per delle condizioni ideali, in armonia con quello che potrebbe essere la creazione generale nel quale viviamo, giusto? Adesso succede. Trovare l'armonia significa che uno condiziona le proprie aspettative e la propria mente in un percorso che è armonico con quello del creato, uno potrebbe dire anche con la volontà divina. E quindi che succede? Che gli impatti di quelle che tu chiami crisi sostanzialmente sono meno violenti e possono essere sorpassati in maniera più appropriata, efficiente e quindi meno dolorosa. E qua, e questa è la grandezza dell'attenzione e soprattutto della consapevolezza. Discipline della meditazione e altre discipline energetiche, ma anche piante medicinali, favoriscono questo. Cioè il fatto di riconoscere sostanzialmente lo stato di armonia e quindi magari trova anche le idee appropriate, inseguire gli scopi giusti, prendere le scelte più armoniche, quindi che provocano meno contrasto. E questa è una cosa che uno riesce a riconoscere quando inizia la pratica. Però sostanzialmente è possibile ridurre l'impatto della crisi attivando l'aspetto co-creativo e quindi armonico, no? Yes, no, sono d'accordo perché comunque sia tante di queste pratiche io rivedo, mi rivedo, come ti posso dire? Io partendo dal presupposto che sono un ignorante, ok? Non ho sempre avuto difficoltà nel leggere libri, quindi non sono mai stato un gran lettore. E diciamo che tutta la mia preparazione, tutto ciò che è il mio background è fatto comunque dai, come posso dire? Oddio, vedi, anche l'italiano è un problema. Quindi niente, diciamo, maledizione, mi sfugge proprio la parola Stima No, nemmeno. autoconvinzione. No, il fatto che non ho una preparazione accademica, ma ce l'ho Didatta. autodidatta, perfetto. Oh, quindi diciamo che nonostante la mia preparazione da autodidatta, in tante teorie, in tante vedute, come Sì, sì, sì. posso. Cioè, io rivedo i miei atteggiamenti, ok? E anche il mio modo di pensare, nel senso anche a livello religioso, no? Un argomento che hai toccato adesso. Io non credo che ci sia un'entità superiore, ok? O comunque un'unica entità, ma c'ho una credenza, chiamiamola così, più dovuta a un insieme di sincronicità oggi, come dicevi, quindi me la rivendo subito la parola, una sincronicità di energie, ok? E che quindi abbiano dato forma al creato. Tutto questo per arrivare a, dimmi
ho perso il punto. E Ok. questa è una cosa Come sempre. che mi succede molto spesso perché mi Qualcuno perdo nei disse, discorsi. quando uno si perde, non è che si è perso, è illimitato. Ok, e quindi niente, mi piace parlare con Gian Pietro perché Ce li vedevi, sei partito che ti rivedevi con quello che stavamo a dire, insomma. esatto, è un modo di anche riuscire a esprimere questo che sono le mie sensazioni, ok? E niente, qua, mi baso, concluso qua, il ragionamento era quello. Sì, non so se c'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa a questo. Sostanzialmente questo succede perché? Perché fondamentalmente c'è quando c'è una base di verità in qualcosa, quella verità appartiene a tutti, ma come un'idea, un qualcosa che uno è brillante nel dire, nell'esporre, nel fare, è una potenzialità che è comune a tutti. E quindi quando qualcuno la porta a galla, e c'è appunto l'effetto della risonanza, che questo è un aspetto molto importante sulla quale io incentro molta attenzione, anche a livello di crescita, quindi degli esercizi che propongo e che faccio per me. Che succede? Quando uno risuona qualche cosa che sa, si sente che per noi è vero, ovviamente quella verità si accende e crea compatibilità. Crea compatibilità, crea potenziale, crea possibilità, crea opportunità. Quindi il riconoscimento fondamentalmente di quella qualità è una cosa che uno già premette il fatto di avercela. Questo è valido anche nel negativo. In effetti, come posso fare un esempio? In una delle tante pratiche, esercizi che faccio e che propongo, c'è sostanzialmente quello della risonanza. Tu prendi una figura, che ne so, tu hai parlato di energia adesso, no? Prendiamo una figura di un dio, di una dea, di un'energia, del mare, del sole, chiamalo come vuoi, Apollo, Achille, Krishna, San Francesco, qualsiasi di questi, Gesù Cristo. Quando tu offri a te stesso l'intenzione di risuonare la stessa frequenza, quindi prendi un modello, avviene molto spesso con i calciatori, con gli attori, con le veline, con le cantanti, questo succede, per questo la televisione e il mondo dello spettacolo è così attraente, perché fondamentalmente noi creiamo quella risonanza e quindi entriamo in quelle facoltà, in quelle potenzialità. E ci sentiamo come se fossimo noi, quelle persone. Perché? Perché ne respiriamo, ne interpretiamo le qualità e le caratteristiche. Questo puoi fare con le scarpe della Nike, se Ronaldo porta la Nike, la bottiglia della Pepsi quando Michael Jackson beve la Pepsi. Questo è il potere delle pubblicità, fondamentalmente, di creare risonanza. Allora, che succede? Che se noi creiamo risonanza, faccio esempio con San Francesco, che ha delle doti, delle qualità, delle caratteristiche, quella risonanza risveglia a noi quelle doti, quelle caratteristiche, che noi siamo in grado quindi di portare in superficie e quindi agire a seconda di quelle doti e quelle caratteristiche. Quindi l'emulazione, invece dell'invidia o della gelosia, per esempio, l'emulazione, la stima, l'ispirazione, essere ispirati dal personaggio, sono delle pratiche molto efficienti, qualitative, che fanno bene perché portano a galla quelle caratteristiche, quelle qualità che altrimenti sarebbero recondite oppure sopienti nella persona. E comunque tutti ci abbiamo tutto dentro, dovesse solo portare a galla. E ovviamente sostenuto, quindi sostenibile, o dalla ragione o dall'obiettivo giusto, insomma. Allora, c'ho tutto dentro, lo devo portare a gala. Sì, devi essere anche in grado, però devi sapere che ce l'hai, devi sapere che puoi, devi essere in grado No, anche di perché sapere cosciamente quello che vuoi. e spesso ho notato che riesco a ottenere quello che voglio. A volte mi ci vuole qualche giorno, ma ce la faccio. Però poi arriva una cosa che voglio davvero tanto e lì invece fallisco. È certo, perché c'è la paura. Cioè, come se più mi sforzo,
meno successo, cioè Certo. non so, se, sicuramente parte tutto dalla mia volontà intera che magari non mi riesco a rendere conto in quale maniera la riesco a gestire, però a volte ce la faccio e a volte no. Ok, questo può dipendere da molti fattori. Allora, uno potrebbe essere il fatto che quello che tu cerchi non potrebbe essere per te, quindi magari l'universo ti offre una contraddizione a quello che vuoi. Mettiamo che questo non sia il caso, quindi mettiamo che quello che cerchi sia quello che te meriti, quello che è giusto che tu riceva e che raggiungi. Intervengono diverse forze. Una potrebbe essere la paura del successo, perché fondamentalmente quando noi raggiungiamo il successo, poi e mo che faccio? Capito? Quindi è come se uno si mantiene questa chimera, questo miraggio, questo avviene a livello subconscio, eh? Mantiene questo miraggio, la carota di fronte all'asino, così l'asino continua a camminare, non arriverà mai la carota, però continua a camminare. Sì. Esatto. Ma può essere invece anche paura di insuccesso che ti blocca ad arrivare al Certamente, successo. cioè la paura è il fatto che se tu dai Io importanza a penso quella che sia cosa il che mio puoi problema. raggiungere e poi non la raggiungi, c'hai paura di etichettare te Di fallire. stesso. Sì, c'hai paura di fallire, così etichetti, oh, sono incapace, non ci riesco. C'è la paura appunto di essere rifiutato, per esempio, come quando io per dire, sono un uomo, ovviamente sottratto magari la parte femminile, magari parlo facilmente con le ragazze del quale non mi interessa tanto, invece con quella che io vorrei averci una reazione, vado lì e magari non ci riesco. Perché? Perché ho la paura del rifiuto, il rifiuto da Sì. quello che. E quindi lì poi si tratta di una questione di aspettative, uno dovrebbe lavorare sulle aspettative, Sì, su io quello che credo prima. che questo sia il mio problema, più la paura di insuccesso. Ok, e a quel punto si lavora sui feeling, dovresti essere in grado, no? Di percepire l'aspettativa e sostanzialmente lavorare sul feeling della situazione come se non succedesse, in modo che uno entra In un loop. non tanto in loop, entra diciamo in armonia con quello che potrebbe essere un accadimento che va contro l'aspettativa. Cioè, faccio un esempio. Immaginiamo che io voglio un lavoro e c'è un'intervista per fare sto lavoro. Quindi vado dall'intervistatore che prende questa posizione di lavoro. Adesso cioè, io genero una paura interiore, fatto, ah, se poi questo mi dice no, questo è il lavoro che voglio fare tanto, mi piace tantissimo. Però non riesco veramente ad espormi, ho paura del rifiuto, come se questo lavoro non mi possa essere dato. Quindi fondamentalmente mi sento un perdente per quello che adesso. Allora, che succede se io prendo amicizia con quel perdente? Eh? Cioè, immagina che io adesso chiudo gli occhi e incomincio a immaginare me stesso che sono stato rifiutato, per esempio. Che cosa mi direi? Che cosa, cioè, io mi esterno da me stesso. Vedo quella persona che so io che è successa quella situazione. E qual è l'interazione che avrei con questa persona? Quindi incomincio a fare amicizia con quel perdente. Quindi in quel caso potrebbero succedere delle cose dove i nostri algoritmi mentali incominciano a cambiare. Quindi entriamo in comunione anche con quell'aspetto di fallimento. Che fallimento, indistintamente e contrariamente a quanto ci hanno insegnato, non è una cosa negativa. Il fallimento è il maestro più grande, come Ok, e un percorso della vita. questo è applicabile anche nel caso. Allora, in chat abbiamo Alberto che dice: io sono timido, come faccio a dichiararmi? Questo è un concetto che può essere tranquillamente applicato. Sì. E poi, vabbè, poi ci arriveremo tra un po'. La forza dell'amore è una forza incredibile. Sostanzialmente, quando uno ha una forza di resistenza, o subconsciamente sa che quello che lui porta avanti non avrebbe successo, quindi che è una strategia sbagliata, o fondamentalmente, anche se la strategia è giusta,
e conseguisse il successo, subconsciamente sa che quel successo non è sostenibile. E quindi potrebbe provocare più danno che altro. Allora, qual è il rimedio a quello? Se uno si facesse questa domanda, qual è il rimedio a questa situazione? Immaginiamo alla non sostenibilità. Qualcuno c'ha la risposta? Ma secondo me il rimedio, o come me lo visualizzo io, è vedere quella situazione se va a buon fine. Cioè sempre guardarla, Credere in te stesso, cioè avere la come per fiducia. dire ci provo con lei, ma se mi dice no, non ci penso se mi dice no. Penso a se mi dice sì, a quello che potrebbe essere. Ok, questo è un modo di fare. Alle volte però condizionare la mente in questa maniera potrebbe essere difficile per molti. Quindi quello che intendevo io è come faccio io ad essere la persona che sostiene quella situazione? Cioè, nel senso, se io dovessi andare a una ragazza e presentarmi e sono timido, allora potrei attuare quella strategia che dici tu. Mi immagino che tutto va bene, perché sostanzialmente è l'immaginazione inversa che non ti fa Che interagire, mi no? blocca. Immagini che magari quella ti offende, che ti dice di no, che ti prende in giro, che gli altri ti prendono in giro. Sostanzialmente questa immagine subconscia dell'insuccesso crea la barriera, ma io non riuscirei a sopportare un dolore del genere, quindi è meglio che non lo affronto. Questo è l'immaginario subconscio. Come dici tu, trasformi l'immaginario da conscio, lo fai arrivare al subconscio, mi dici alla fine mi butto. Però una volta che ti sei buttato, puoi accettare il fallimento o puoi accettare il successo. Questa è un'altra fase preparatoria che uno può anche imparare con il tempo. Però c'è un'altra fase ancora. Uno si può domandare, ma se io veramente penso di essere non in grado di sostenere la solidarietà, come faccio a imparare ad essere in grado? Questa è la domanda. E allora qui sorge un altro soggetto importantissimo. Le domande sono la cosa più potente che uno può utilizzare. Il fattore è che noi ci facciamo domande tutte le volte, qualsiasi cosa facciamo o non facciamo è frutto di una domanda. Adesso noi abbiamo imparato questo da quando siamo nati. Allora, se tu vedi un bambino, nelle prime fasi coscienti, incomincia a fare così, e vede la mano, si apre, si chiude. Sicuramente a livello neuronale, è nervoso, cioè, si incominciano i primi rapporti e ho fatto, ah, se io faccio questa cosa neuronale, col sistema nervoso fa chiudere l'indice. Quindi la domanda, in quel senso, è se io faccio questo, che succede? Questo, vedi? Risposta alla domanda. La domanda è un codice, è come il numero di telefono che chiama una persona. Se tu fai la domanda, arriva la risposta, ne arrivano anche di più di risposte. Quindi che succede? Non è un problema di qual è la risposta. Il problema è di farsi la domanda più qualitativa possibile. E quando uno riesce a capire che la domanda è il codice d'ingresso, incomincia a lavorare sulle domande che si fa. Quindi quando uno è timido, dovrebbe non tanto ragionare su quello che è l'aspettativa, ma quale domanda ti stai a fare? Potrebbe essere, ma se vado là che succede? Potrebbe essere la domanda. Che succede se io vado là? Ah, non so che dire. Che succede se io vado là? Ah, magari mi scherna. Quindi entrare nel concetto della domanda per procurarsi una base efficiente, efficace, è di grande utilizzo anche per fare gli allenamenti a casa. Quindi, se uno vuole essere una persona interessante, si dovrebbe fare la domanda: come faccio io ad essere una persona interessante? Poi magari si domanda: ma che cos'è che mi interessa? Che cos'è che mi piacerebbe approfondire? E poi da lì nascono tante altre cose, nasce un aspetto di sicurezza in se stessi, perché fondamentalmente uno si sente sicuro di quello che sa, che fa, e quindi magari diventa anche più esposto, più estroverso. Poi ovviamente i casi, come abbiamo detto prima, sono molto individuali. Però nello stesso senso c'è sempre un aspetto di autoaccettazione. Noi ci piacciamo veramente per quello che siamo? Perché se la risposta è sì, non ci può essere paura del rifiuto. Perché se uno si piace consapevolmente, chi gliene frega se l'altro dice, ti prende in giro o ti dice di no? Quindi nel fattore della timidezza, l'insicurezza non è, vedi come dicevamo prima, non è relativa all'altra persona, è sempre relativa a noi. Fondamentalmente quella persona la materializza solamente, ma è uno spettro che creiamo noi.
che ci abbiamo dentro noi. Quindi la timidezza non è un fatto io sono timido una persona, no, tu sei timido perché ti stai autogiudicando in qualche parte remota di te stesso, sta creando una situazione dove tu ti giudichi in una certa maniera. E quindi ovviamente consciamente non riesci a sovvarcare quel giudizio interno subconscio che è molto forte, molto radicato. E allora lì la soluzione qual è? È incominciare ad amarsi. Quindi di rivolgersi a se stessi con degli aspetti di bellezza, di amore, quindi di nutrirsi sotto molti aspetti, può essere iniziare dal cibo, può essere iniziare dagli esercizi fisici, può essere iniziare a metterci dei vestiti diversi, può essere iniziare tanti, no? Dalla cura del corpo, quindi dalla doccia, dalla barba, quelle cose che ti fanno esprimere amore verso te stesso, una passeggiata nel bosco. E quando tu acquisisci quell'amore verso te stesso, non c'è nessuno che te lo può contaminare, perché fondamentalmente tu sei l'unico che è gestore di quell'amore. Gli altri ti possono dare delle referenze. Vabbè, ma a me se uno me li deve dire, a me non me ne frega niente. Magari tempo fa mi avrebbe fatto malissimo. Ma perché? Ma non sostanzialmente perché sono diventato più forte. Sono diventato più forte perché ho incominciato ad amare me stesso di più. E Hai quella superato forza. quell'ostacolo. Sì, no, non c'ha, quella cosa non c'ha più forza. Lo spettro è diventato quello che è, lo spettro. Non è più una realtà. Ovviamente questa è una cosa che impara, però non mi ricordo il nome del ragazzo Alberto. Alberto. Ci vuole il consiglio Alberto e quindi fa un'indagine di come io faccio ad amare me stesso di più. Cioè, quali sono le cose belle per me? Che cosa mi regalerei? Eh? Se io mi dovessi fare un regalo, ma non parlo del cellulare, sì, anche il cellulare, ma qualcosa di più profondo, qualcosa che è importante. Qualcosa da sviluppare, un interesse, un piacere. Una cosa veramente che è tua, nel quale tu se te la L'autostima. concedi, sì, che se te la concedi dici, questo è il regalo più grande che mi potevo fare. E allora quando tu raggiungi quello stato di amore verso te stesso, la timidezza diventa anche un gioco. Potrebbe essere anche una cosa sulla quale uno fa la battuta. E poi sostanzialmente c'è un'altra cosa da imparare, che c'è sempre qualcuno che è pronto ad amarti tanto quanto lo puoi fare tu. E quindi il fatto della timidezza. E non è il fatto di raggiungere sempre l'obiettivo nel momento in cui uno dice devo raggiungere l'obiettivo, no? C'è un processo, magari quello è un elemento di ricerca, cioè il fatto che qualcuno dice no, beh, già sai che è una persona in meno da dove cercare, nel senso che poi quello ti porterà sei più vicino all'obiettivo e tu domandi 100 volte, a un certo punto arriverà la persona che è per te. Quindi prende anche quello come sostanzialmente un gioco, un'opportunità, anche per conoscersi, per vedere dove uno è più goffo, dove uno è più bravo, dove uno è più bravo. Io guarda, c'è un detto che sul quale io poi ovviamente i detti arrivano dopo o prima, non lo so, però c'è una cosa che veramente c'ha molto effetto, che è questa, che il maestro non è quello che ha sbagliato di meno, il maestro è quello che ha sbagliato di più. Perché sennò non sarebbe diventato un maestro. E quindi una persona di successo è quella persona che è riuscita a sbagliare di più, di modo che ha potuto correggere quegli errori e arrivare alla fase Aggiusta di il tiro. successo. Non è quella persona che ha indovinato la prima volta che ci si è messa. Tu vai a interrogare qualsiasi persona di successo, ti diranno che hanno fatto le più grandi cappellate della loro vita. E poi hanno dovuto rimediare, e quindi che ha fatto? Quelle le ha affinate, quelle le ha armonizzate con il loro obiettivo. E quegli errori l'hanno portata a formare se stessi e quello che hanno creato. Quindi anche con la timidezza con le persone, prendiamola come un'apertura anche all'insuccesso. Cioè, vabbè, io sono uno che si emoziona, mi piace la. Vabbè, portala lì. Cioè, vedi qual è la cosa che magari va bene e domandala a te, senza dover dire ah, non sono capace. Non è che uno deve saltare sempre a fare l'etichetta, all'autogiudizio, no? Il giudizio è una cosa che noi ci abbiamo innata perché ci serve sempre per una questione di sussistenza, no? Ovviamente il giudizio negativo c'ha sempre più importanza, perché ovviamente un giudizio positivo, ben venga. Se uno negativo, potrebbe risultare come se uno dice sta pianta è velenosa o no? Se non è velenosa, vabbè, ben venga. Se non ci faccio caso, chi se ne frega. Però se non sto attento a quelle velenose, può essere che crepo. Quindi noi diamo molta più importanza alla negatività che alla positività. Dobbiamo anche invertire quel concetto.
E quindi formalmente è questo, cioè lasciando dietro il giudizio, aumentando l'amore per se stessi, quindi cambiando anche le formulette, le frasi, le sentenze che uno si dice in testa, e la meditazione aiuta anche a quello perché porta tutte queste cose a galla, uno riesce poi a evidenziare quali sono gli aspetti di forza, quali sono gli aspetti di amore, l'autodedica, e quindi poi nasce anche una certa autostima, e l'autostima ti porta ad essere più coraggioso, quindi anche meno timido. E quindi poi si tratta anche di mettere in gioco tutte queste forze, quindi di mettersi in gioco senza doversi giudicare. Cioè, se tu fallisci, non ti giudica come un perdente, anzi, giudicami come un vincente, perché il perdente è quello che non ci prova neanche a quelle cose. Uno che ci prova e fallisce non è un perdente, è un vincente, perché ci ha provato già. Il perdente è quello che non ci prova per niente. È uno che ci ha sbattuto il grugno e che comunque sia è quando ci sbatti il grugno che apprendi. Apprendi Certo. come anche utilizzare debolezze a rigirarle come forza, come punti di forza. Certamente. E poi ovviamente grazie all'aiuto anche di persone qualificate che sanno quello che fanno e che dicono, o aperte anche al confronto, uno riesce poi a fare delle strategie, a trovare delle soluzioni. Vorrei magari interagire un attimo con Alberto e vediamo se riusciamo a trovare un punto sul quale si può partire, se lui vuole, non lo so. Non so, ok, comunque sì, Alberto sta con noi tutte le sere, quindi Ah, magari magari possiamo anche scrivi là. approfondirlo Ok. più avanti. Aspetta, ha detto sì, e prego, ci facciamo dare un contributo? Ci vuoi raccontare una situazione, Alberto? Magari analizziamo questa situazione e vediamo come poterci ragionare su, perché ecco, un'altra cosa che diceva Alberto è che il problema è che per piacere alle ragazze al giorno d'oggi devi essere un figo che pesa 70 kg addominali scolpiti. Ok, allora non, con 70 kg non avrai mai addominali scolpiti se ci siamo, semmai devi avere di più. Allora io so già fuori gioco, eppure penso di essere veramente piacente, nel senso non mi fermerebbe nessuno. Ecco, questo è uno dei tanti esempi dove uno crea una convinzione. Quando uno ha creato quella certezza, poi agisce secondo quella certezza o non agisce secondo quella certezza. E questo è quello che dicevo prima, quando uno crede troppo a quello che pensa. Cioè Sbagliato. adesso faccio la domanda a Alberto. Chi ti ha detto che questa è la verità? Aspetta un po', non ho capito, scusa. La domanda per Alberto è: chi ha detto che questa è la verità? Chi lo dice che è così? Che se non pesi 70 kg e c'ha gli addominali, ragazzi, di oggi non piace. Qua quale tipo di ragazzo? Cioè, è una percezione, vabbè. Non Cioè lui è. dice. Lui dice una percezione, e tu No, sei no, no, come? questo lo dico io. Ah, no, Alberto no, ancora non vediamo. scrive. Sì, penso infatti che lo pensa lui, che deve essere così. Come È una cosa. una scusa a non partire con quello che vuole o con chi vuole, perché Non è alla tanto fine non è quello. vero. Non è tanto quello la scusa. Il fatto è questo, che noi abbiamo un'idea. Abbiamo un'idea su come le cose possono andare. Poi succede che qualche evento, una situazione esterna, non chiarifica, ce lo conferma. E ecco che quell'ipotesi, quell'idea, che è cambiabile, cioè l'idea è reversibile, diventa una certezza. Quando poi diventa una certezza, è difficile convertire una certezza. Poi magari quella certezza crea delle occasioni dove quella certezza si fortifica, si condiziona e quindi si stabilizza ancora di più e diventa una realtà. Ma formalmente la stiamo condizionando noi. E che succede? Per il potere di attrazione e di condizionamento, noi troviamo sempre dei percorsi e delle situazioni che confermano quell'idea. Allora, la prima cosa da fare in quell'occasione è dire a se stessi che non è vero che è così. Prova a dirtelo adesso, beh, e adesso prova o anche
a vedere la differenza di stato. Quindi, se tu riesci un attimo a collegarti col tuo stato emotivo adesso, quindi chiudendo magari gli occhi, riesci a sentire uno stato, una carica emotiva, mentale e energetica, che potrebbe essere occlusiva o espansiva. Adesso io mi immagino che sia ovviamente occlusiva. Adesso io ti porto, vorrei che ti facessi questo chiarimento. Immagina che quello che hai detto non fosse vero. Immagina che quello che hai detto non fosse vero. Quindi immagina che tu puoi trovare una bellissima ragazza intelligente, facoltosa, divertente, eccetera, eccetera, pur non avendo gli addominali e pesa, non so. Ci riesce? Ci riesce a bere una cosa del genere? Vediamo, vediamo, perché lui comunque, messaggi di prima, dice che ovunque ci sono ragazze e dicono questo, sui social è pieno di queste ragazze, però i social non sono la vita vera, Albi, Ci sono capito? tanti altri ambienti, quindi magari lì il meccanismo è cambiare l'ambiente, l'environment. Magari invece di andare a cercare sui social, uno lo cerca in libreria, o magari va a fare lezioni di yoga, o magari va in un parco a leggere un libro. Qualsiasi cosa che facciamo, la famosa legge di attrazione incomincia a attrarre situazioni diverse. Quindi se tu pensi ragionevolmente che sul social non riesci a trovare la ragazza che ti secondo te, significa magari devi trovare un interesse diverso, o comunque poi ritorniamo a dire, devi sviluppare quell'interesse che poi apre le porte all'attrazione della persona giusta. Ecco, ecco che Sì, ritorniamo poi all'aspetto di sostenibilità. però vorrei capire una cosa, no? Noi stiamo sempre parlando che se io mi metto a pensare, a focalizzare, ok, io lo posso fare, ma lo faccio verso la mia persona. Quell'altra persona ha i suoi pensieri, ha le sue idee. Cioè, io posso, capisci cosa ti voglio dire? Se io penso qualcosa, va bene, potrebbe funzionare, ma quell'altra persona la pensa diversamente. Cioè, se noi non siamo, diciamo, sulla stessa onda energetica, per esempio, potrebbe anche essere lì difficoltà che la cosa accada, perché A siamo quel punto magari due deve persone cambiare. diverse, abbiamo due mondi diversi o abbiamo per aspettative diverse. Anche lui, quando parla dei ragazzi, che di sicuro lui intende le ragazze che si mettono a curare l'aspetto, fanno fitness, seguono le Certo. diete, a quelle persone io posso dire sì, a loro interessano davvero quei tipi di ragazzi, perché questa è la loro vita. Tu comunque devi anche saper guardare a se stesso, capirsi a se stesso, vedere la sua vita un po', per capire anche con quale strada andare avanti, perché diciamoci la verità, non tutte sono per noi, come non per me, non per te, non per Buba, per nessuno. Cioè, non è che sei, per esempio io pure, se mi metto a entrare in palestra, i palestrati grossi, posso dire che mi piacciono, ma, pardon, ma magari loro non a loro io non piaccio. Vabbè, questo non ha Non tempo a pensare. mi seguono, capisci? Cioè, questa è la cosa che lui, perché parlando delle donne, vorrebbe un tipo della donna, ma questo tu non puoi, come dire, cioè, anche con il pensiero, non credo che è una cosa che tu riesci a gestire facilmente, cioè, non ti rendi conto anche di quelle altre cose che girano attorno. È un punto d'inizio, ci sono delle cose che giocano a favore, però altre no. Tutto è possibile, ricordiamoci questo. Ecco, Tutto è questo, possibile. questo volevo dire, cioè Quindi, che se deve lui, anche essere. se lui volesse cercare la ragazza, quello che dici tu praticamente, se non ci sono interessi in comune, è comunque difficile che ci sia un'interazione, un interesse dell'uno all'altro. Ovviamente, se tu cerchi quella che piace, fa palestra, devi essere palestrato pure tu. Sicuramente c'è un fondo di verità, Non però c'è anche gente, magari io sono è convinto che c'è sempre gente che fa così, però. palestra, esatto. E quando uno mi porta avanti Sì, le non è sempre percentuali, così, eh. sì, in effetti è questo, quando uno mi porta avanti le percentuali, cioè l'80% è così, o il 99% è così. Allora a me piace dare questa risposta, io sono l'1%, io sono il 20%. Questo è devo, perché è così, se è vero, cioè è una realtà, se è l'80-20, chi ha deciso di stare nell'80? Io ho deciso di stare nel 20, perché so quello che voglio. Se io voglio quella cosa e c'è il 5% delle possibilità, io mi metto nel 5%. E che devo fare per essere il 5%? Ecco che ritorna la domanda qualitativa. Che cosa devo fare per essere il 5%?
Perché le cose siamo sempre noi a proiettarle, ricordiamoci di questo. E poi c'è una certa attrazione, quindi tutto è possibile. Io posso essere anche uno col fisico che ho e posso attrarre anche una fotomodella. Non devo essere un fotomodello per attrarre una fotomodella. Ovviamente. Però devo sapere quello che voglio, come lo voglio e cosa devo fare per essere quello che voglio essere. Quindi attrarre una fotomodella. Non significa manipolare me stesso o l'altro, eh? Significa Sì, entrare in però devi anche contatto con. capire l'altra persona. Ma attenzione, ci sono milioni di Giusto? persone. Ci sono milioni di Sì, però io persone. parlo di quella che ti piace. Non è che per forza devi stare con quella E poi non deve essere per forza una. Quella o è una comunque, ricerca. esatto, non è C'è per gente che forza una se... persona Va che ti bene, ma piace. io parlo... Però se lui si focalizza su una perché magari quella gli piace, o a una donna si focalizza su un uomo perché è quello che gli piace, è quello che gli interessa, io dico che non devi capire solo se stesso.